Questo programma è offerto da avrebbe appiccato lui il fuoco che ha distrutto la Venere degli Stracci, opera dell'artista Pistoletto installata 2 settimane fa. Si tratta di un senza tetto di 32 anni rintracciato dalla polizia in una mensa di via Marina. Il procuratore capo di Avellino, Domenico Airoma, chiama la mobilitazione e la società civile irpina a recidere ogni rapporto con quella terra di mezzo che fa prosperare la camorra, in riferimento a istituzioni, amministrazioni pubbliche e imprenditori. Tra pochi giorni avrebbe partorito invece la vita di Francesca, 27 anni, si è spezzata nei pressi dello stadio comunale di Sant'Arsenio in provincia di Salerno per un incidente stradale, morta prima di nascere anche la bimba che aveva in grembo. Sono stati assolti perché il fatto non sussiste il manager di alcuni medici dell'ospedale di San Paolo dopo lo scandalo delle formiche nei reparti. La vicenda, dopo l'intervento dei NAS, 17 persone furono indagate. Parte il cantiere all'ex Palazzo IMSS di via Galileo Ferraris, la struttura diventerà una residenza per studenti fuori sede, prevista la realizzazione di 500 stanze, 40 milioni di euro investiti. Cerimonia pubblica per l'ultimazione delle opere strutturali di uno degli ospedali più attesi in Calabria, nonostante la crisi globale per virus e materie prime, la D'Agostino Costruzioni realizza il primo step di un progetto che nei decenni scorsi era rimasto su carta. Nuovo appuntamento stasera alle 21 con la trasmissione dedicata alle meraviglie legate all'acqua in Campania, in un fazzoletto di terra, le sorgenti che danno da bere a milioni di persone, l'Irpinia. Studenti in Campania e peggiori a fare di conto in tutta Italia, 7 su 10 diplomati che non raggiungono la sufficienza in matematica, i dati delle prove invalsi. Tomorrow, no, I won't give it a break. Don't need to beg, steal, or borrow. Watch me as I walk this way. I'm busy building an empire. Don't really care what they say. No, I don't wait for tomorrow. No, I won't give it a break. Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Prima TV. Avrebbe appiccato lui il fuoco che ha distrutto la Venere degli Stracci, opera dell'artista Pistoletto installata 2 settimane fa in pieno centro a Napoli. Si tratta di un senza tetto di 32 anni rintracciato dalla polizia in una mensa di via Marina. C'è la mano di un clochard dietro l'incendio che ha distrutto la Venere degli Stracci di Michelangelo Pistoletto, gigantesca opera installata a Piazza Municipio 2 settimane fa, che ha preso fuoco in pochi minuti. Nonostante il rapido intervento dei vigili del fuoco, dell'opera è rimasta solo la struttura in metallo. Della statua in vetro resina e degli stracci non è rimasta nessuna traccia. Ad individuare il colpevole la polizia, che ha avviato subito le indagini analizzando le telecamere che inquadrano la piazza appena ristrutturata, mentre la scientifica ha analizzato ogni dettaglio dei resti dell'incendio. L'attenzione si è concentrata su 2 contenitori rinvenuti nei pressi del rogo.
nel tardo pomeriggio di ieri, la questura ha comunicato un primo risultato annunciando il fermo su delega della procura di un clochard 32enne al quale si sarebbe giunti proprio analizzando i filmati delle telecamere della piazza. L'accusa ipotizzata è di incendio e distruzione di beni culturali. Sul fermo c'è una nota specifica della questura che precisa: il provvedimento eseguito è una misura precautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva. Ma in un primo momento le indagini erano state indirizzate su una possibile challenge tra ragazzini, pista ipotizzata dal sindaco Gaetano Manfredi, il quale ha spiegato che dalla Fondazione Pistoletto gli avevano riferito di aver individuato una sfida social in corso che prevedeva proprio l'incendio dell'opera. Ma allo stato attuale il principale indiziato resta il senza fissa dimora, che è stato individuato nel primo pomeriggio all'interno della mensa dei poveri a Via Marina. Da Biella, l'artista Michelangelo Pistoletto aveva spiegato di considerare l'evento come un atto di guerra contro la bellezza. Il sindaco Manfredi ha subito annunciato che la statua verrà rimessa al più presto al suo posto. L'amministrazione aveva versato 170.000 euro per l'opera e adesso dovrà trovare una cifra quasi identica per ottenerne una nuova e verrà lanciata una raccolta pubblica grazie alla quale recuperare i fondi per la nuova opera che in fase di presentazione era stato dichiarato fosse stata realizzata con stracci che avevano ricevuto un trattamento speciale che neutralizza le fiamme. E da Napoli ci spostiamo ad Avellino, dove il procuratore capo Domenico Airoma chiama la mobilitazione, la società civile irpina a recidere ogni rapporto con quella terra di mezzo che fa prosperare la camorra. Il riferimento è a istituzioni, amministrazioni pubbliche ed imprenditori. Credo che sia comunque una pagina importante per tutta la comunità irpina. Esiste la mafia in Irpinia? Questione mal posta, precisa il procuratore capo di Avellino Domenico Airoma. Intanto le sentenze di questi anni hanno ricostruito la presenza di organizzazioni criminali. Dobbiamo piuttosto stabilire se decidere quale atteggiamento avere nei loro confronti, se attecchiscono e forse perché il tessuto sociale lo consente. Interrompere i legami di connivenza, a volte anche di compiacimento, che male fanno? O decidiamo di interrompere tutti i rapporti con questa terra di mezzo e decide di non essere più mezzi uomini, tutti, riacquistando cioè la dignità, perché ogni organizzazione camorristica si adegua alle caratteristiche di un territorio. Dire che non ci sono morti ammazzati non è un modo per consolarsi. Clan che lucrano, avverte Airoma, invece su quello che il territorio offre, fondi pubblici, usura, droga, e ricorda che in Irpinia sono stati sequestrati 2 miliardi incassati fraudolentemente con i bonus edilizi il più alto d'Italia. Allora, o decidiamo di recidere i rapporti con questo tipo di ambienti, cioè cambiare mentalità, o altrimenti, signori, noi assicuriamo il nostro impegno, sicuramente, e facciamo tutto il possibile. Però sappiamo bene che soltanto sradicando queste organizzazioni nel contesto sociale, cioè eliminando le ragioni per le quali esse attecchiscono, cioè intervenendo sul consenso sociale, perché questo è il tema. Il suo richiamo molto forte va alla comunità, ma si alza anche un po' il livello del suo monito, ovvero alle amministrazioni, agli imprenditori, alle istituzioni. Guardi, a tutti, perché allora... quando queste organizzazioni penetrano in certi ambienti non penetrano violentemente, in genere non utilizzano la forza, utilizzano appunto altre leve, quindi la corruzione, o comunque cercano di mettere dalla loro parte professionisti, imprenditori. Questo è il punto. È il problema che riguarda anche e soprattutto imprenditori, ceto professionale e pubblici amministratori. Francesca Calandriello, 27 anni, incinta, al 9° mese di gravidanza, è morta in un incidente a Sant'Arsenio, in provincia di Salerno. La ragazza originaria di Sassano era stata soccorsa in condizioni gravissime, ma è morta poco dopo l'arrivo in ospedale, con lei anche la bimba che portava in grembo e che sarebbe nata
Tra pochi giorni la giovane era alla guida di una Fiat 500, quanto per ragioni che al momento restano da accertare, si è scontrata con un pulmino a 9 posti di proprietà di una società sportiva della zona. L'impatto è stato molto violento. L'automobile è stata pesantemente danneggiata sul lato del guidatore. Francesca è apparsa subito in condizioni molto gravi, è stata stabilizzata sul posto dal personale del 118 e per non perdere tempo prezioso è stata fatta intervenire anche un'eliambulanza che l'ha trasportata a Ruggi d'Aragona di Salerno. I medici hanno fatto il possibile, ma la 27enne con la sua bambina è deceduta poco dopo. Sono stati assolti perché il fatto non sussiste. Il manager e alcuni medici dell'ospedale San Paolo, dopo lo scandalo delle formiche nei reparti, la vicenda tra il 2017 e il 2020, dopo l'intervento dei NAS, 17 persone furono indagate. Intanto il Cardarelli si riorganizza per le criticità. Tutti assolti, medici e manager, per quella brutta storia delle formiche nel letto di un paziente del San Paolo di Fuorigrotta. Caso non isolato che ci riporta alla mente l'episodio analogo della donna srilanchese intubata al San Giovanni Bosco, completamente ricoperta di insetti, che fece maggiore clamore. A 6 anni dallo scandalo sulle condizioni igienico-sanitarie dell'ospedale San Paolo, il processo si è chiuso senza condanne. In questi anni si è indagato a lungo, scavando anche tra la documentazione relativa agli appalti per il servizio di pulizie e all'esecuzione dei lavori. Dopo anni, fra indagini e udienze, si è giunti ora a un verdetto di assoluzione piena per i 17 imputati accusati di peculato, falso in atto pubblico e omissione di atti d'ufficio. Buone notizie giungono intanto dal Cardarelli, dove la ASL Napoli 1 ha fatto scattare il via libera al nuovo atto aziendale, il documento organizzativo che definisce come sono articolate le strutture dell'ospedale e quali sono le gerarchie tra le unità operative, i dipartimenti e i reparti. Riorganizzata in base al nuovo documento l'area della cosiddetta emergenza-urgenza per ictus, infarti e traumi. Ma non mancano le critiche. Osservazioni sono giunte dalla CGIL, ma anche da Salvatore Ronghi, presidente di Sud Protagonista, per il quale andavano rafforzate ortopedia e chirurgia generale. Parte il cantiere all'ex palazzo INPS di via Galileo Ferraris. La struttura diventerà una residenza per studenti fuori sede. Prevista la realizzazione di 500 stanze, 40 milioni di euro sono stati investiti per il progetto e i lavori dovrebbero terminare per l'anno accademico 2025-2026. Per l'anno accademico 2025-2026, gli studenti fuori sede che sceglieranno Napoli per i loro studi potranno decidere di alloggiare in uno studentato nuovo di zecca in via Galileo Ferraris. Nel vecchio palazzo dell'INPS, a pochi passi dalla stazione centrale, è stato infatti inaugurato il cantiere di rigenerazione dello stabile che nel giro di 2 anni sarà trasformato in una residenza universitaria in grado di ospitare 500 posti letto. Si tratta della prima iniziativa del fondo eGeneration, gestito da Investire SGR del gruppo Banca Finnat e partecipato da Cassa Depositi e Prestiti Real Asset SGR, con la collaborazione di Fondazione con il Sud e altri investitori istituzionali. Ci dicono di più l'amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti Real Asset SGR, Giancarlo Scotti, e il direttore generale di Investire SGR, Domenico Bilotta. È un progetto che si occupa della riqualifica e rigenerazione di un immobile pubblico dismesso e viene riqualificato e rigenerato attraverso uno studentato. La creazione di uno studentato sarà il primo studentato che il nostro fondo fa nella città di Napoli. Sarà uno studentato molto importante perché ricoprerà questo immobile e lo restituirà alla città e alla comunità. Prevediamo di investire complessivamente su questa operazione a Napoli, la prima della piattaforma iGeneration promossa da Investire SGR Gruppo Banca Finnat, circa 40 milioni di euro. Il risultato finale di questa operazione, che è un esperimento che noi riteniamo e speriamo sarà di successo, è quello di trasformare un immobile ormai abbandonato, voi napoletani ben lo sapete, l'INPS ha abbandonato questo immobile ormai 8-9 anni fa, in un'infrastruttura sociale. Sostanzioso l'investimento che non realizzerà un semplice dormitorio per studenti, come rimarca il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Bellissimo progetto, 500 posti letto in una città che soffre
da sempre di una carenza di residenzialità universitaria, realizzato poi un progetto poi molto innovativo, realizzato in un posto importante perché vicino alla stazione, nella parte di città che noi poi rigenereremo con l'accordo di Porta Est. Andiamo a Sessa Aurunca, operazione della Guardia di Finanza. L'intero raccolto, una volta lavorato ed essiccato, avrebbe prodotto almeno 1000 chili di marijuana per un valore di mercato al dettaglio di oltre 5 milioni di euro. 36 quintali di piante di canapa indiana che sul mercato degli stupefacenti avrebbero fruttato 5 milioni di euro sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza in un fondo agricolo di Sessa Aurunca in provincia di Caserta all'interno di una serra. Il titolare, un imprenditore del posto, è stato arrestato per i reati di coltivazione, detenzione, traffico illeciti di sostanze stupefacenti e di sfruttamento di manodopera irregolare. I finanzieri della tenenza di Sessa Aurunca infatti sono arrivati alla stessa coltivazione dopo aver intercettato in strada un autocarro condotto da un dipendente dell'azienda su cui c'erano 4 indiani risultati senza contratto di lavoro e permesso di soggiorno. I militari delle Fiamme Gialle sono così entrati in azienda scoprendo che una delle serre usate per la coltivazione di prodotti ortofrutticoli era stata convertita per la produzione di marijuana. All'interno vi erano 1500 piante alte 3 metri e prossime alla fioritura, con sistemi di irrigazione e areazione moderni ed efficienti. Dalle piante, hanno stimato i finanzieri, si sarebbe ricavata una tonnellata di marijuana per il valore di 5 milioni di euro. Cerimonia pubblica per l'ultimazione delle opere strutturali di uno degli ospedali più attesi in Calabria, nonostante la crisi globale per virus e materie prime. La D'Agostino Costruzioni realizza il primo step di un progetto che nei decenni scorsi era rimasto su carta. E questo è il getto dell'ultimo metro cubo di cemento e così da questo momento sono ufficialmente ultimate le opere strutturali per l'ospedale della Sibaritide. Grande emozione, di grande orgoglio sia per i calabresi che per l'azienda che con molta fatica e dedizione sta operando su questa opera e quindi oggi ce lo godiamo tutto, è un momento di festa. Sottolineando che questo è il primo dei 3 ospedali che è realmente partito ed oggi si registra un atto che abbiamo voluto ufficializzare, ovvero la fine delle strutture. Un primo passo importante verso il futuro sia per noi come azienda perché puntiamo molto su questa opera, ma senz'altro anche per la Regione Calabria e in qualità di calabrese posso certificare che l'intera regione di questa struttura ne ha davvero proprio bisogno, visto lo scenario in cui vive. Finalmente, grazie al gruppo D'Agostino, tutto ciò diventa realtà. Lei, sottolineiamo un altro particolare, lei è calabrese, uno di quei calabresi che è andato via e che poi è tornato perché sicuramente ha creduto in questa avventura, tra virgolette, con la D'Agostino Costruzioni. Sì, io ho creduto nell'avventura che mi è stata generosamente offerta dal presidente D'Agostino, dalla D'Agostino Costruzioni. È un'avventura, una sfida più che un'avventura molto ambiziosa, entusiasmante. Questa per me è la sfida nella sfida, perché comunque realizzare una grande opera, la più grande mai realizzata in Calabria. È l'ospedale, perché parliamo di una struttura assolutamente all'avanguardia. Sì, è una struttura all'avanguardia, è stato faticoso il lavoro che abbiamo fatto dietro le quinte in questi primi mesi da quando abbiamo preso servizio, perché oltre che a completare le opere strutturali, la sfida nella sfida ci ha visto anche sfidare da un punto di vista tecnico tutti quegli aspetti tecnici di progettazione per portare un progetto pensato 25 anni fa che probabilmente al suo ultimazione non si sarebbe più configurato come un'opera all'avanguardia. Quello che era il motivo cardine che poi ha portato al finanziamento per la realizzazione dei 3 ospedali in Calabria, bene, oggi noi completiamo le strutture, completiamo un iter di progettazione di variante sanitaria e tecnologica
con uno sguardo al futuro. Il progetto che oggi noi consegniamo alla Regione è un progetto che dalla sua consegna ha uno sguardo futuro di 25 anni, quindi sono stati inseriti concetti dello smart hospital piuttosto che concetti di efficientamento energetico che vedono la struttura classificata in ZEB, quindi è tanto tanto altro ancora. Nuovo appuntamento stasera alle 21 con la trasmissione dedicata alle meraviglie legate all'acqua in Campania, in un fazzoletto di terra, le sorgenti che danno da bere a milioni di persone l'Irpinia. Ogni giorno da qui partono circa 4.000 litri al secondo di acqua. L'acquedotto venne costruito a partire dal 1909, l'acqua per gravità parte dall'Irpinia e sfocia a Santa Maria di Leuca. Siamo a Caposele in compagnia dell'ingegnere Girolamo Vitucci, ci troviamo in quello che potremmo definire un santuario dell'acqua in Campania, ingegnere. Certamente, è un santuario, un luogo sacrale e all'interno di quello che potete vedere qui c'è la partenza verso il canale principale. Quest'acqua si può dire arriva attraverso diciamo, parte della Campania, la Basilicata, e termina a Villa Castelli in Puglia. Dello strettissimo legame tra le acque e le comunità ci dice anche il sindaco di Cassano, Salvatore Vecchia. Questa è una sorgente che viene alimentata dall'inghiottitoio dell'altopiano di Volturara. Dopo 60 giorni l'acqua fa questo percorso carsico, arriva in questa zona dove trova uno strato argilloso, non riesce ad andare avanti e quindi viene fuori con delle polle. Questa è la ragione per cui questa sorgente è denominata pollentina. Ci sono molte micropolle, c'è una polla in particolare che da sola riesce a garantire 700-800 litri di acqua al secondo. E poi con questo gioco di luci è reso particolarmente scenografico, molto spettacolare. Dobbiamo giocare una partita importante che riguarderà tutto il territorio regionale, perché dobbiamo arrivare alla definizione di una tariffa unica, perché il principio della perequazione è fondamentale, noi dormiamo sull'acqua e nemmeno è giusto che dobbiamo pagare le tariffe più alte, e quindi con lo spirito di solidarietà che deve esserci con le popolazioni. E questa popolazione ne ha avuta tanta, finanche con i fratelli della Puglia, è giusto che ci sia una comprensione reciproca per raggiungere l'obiettivo della regione, che è quella dell'autonomia idrica nel più breve tempo possibile, ma dall'altra anche di garantire pari condizioni a tutti gli abitanti della regione Campania che vivono nella regione Campania. Noi ci fermiamo per una breve pausa, tra poco restate con noi. Bentornati per la seconda parte del telegiornale. Studenti in Campania i peggiori a fare di conto in tutta Italia, 7 su 10 diplomati che non raggiungono la sufficienza in matematica, i dati delle prove Invalsi, cresce il ritardo del Sud nell'istruzione. Oltre 6 studenti su 10 delle scuole superiori della Campania leggono senza capire il contenuto delle pagine che sfogliano. È il risultato peggiore dell'intero paese, ancora peggio nel far di conto. Gli esiti in matematica, sempre per i diciottenni, sono assolutamente disastrosi, confermando che la nostra regione indossa anche su questo la maglia nera. Lo attestano le prove Invalsi alle quali sono stati sottoposti gli studenti alla vigilia della fine dell'anno scolastico. Lo stacco con le regioni del nord è evidente in un paese che viaggia anche in materia di istruzione a due velocità, con un nord nella media europea e un mezzogiorno che arranca.
Nei licei classici, linguistici e scientifici della nostra regione, solo il 60% degli studenti supera con successo la prova di italiano proposta dall'Invalsi. I problemi chiaramente non nascono sui banchi delle superiori, quelli testati dall'Invalsi, ma molto prima. Non a caso il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara ha evidenziato che nella scuola primaria in Campania, Sicilia e Calabria vi è un divario rispetto al nord di 5 punti percentuali in Italia, di 10 punti percentuali in matematica e di 4-5 punti percentuali in inglese, che è la chiave per accedere all'internazionalità. Sarà Mauro Meluso il nuovo direttore sportivo del Napoli. Il presidente De Laurentiis ha scelto l'ex Spezia per sostituire Giuntoli, andato alla Juventus. Ora si può accelerare sul mercato. Mauro Meluso è il nuovo direttore sportivo del Napoli, riempiendo finalmente la casella lasciata vuota da Cristiano Giuntoli. Nonostante non sia un dirigente di alto profilo, Meluso è un uomo che conosce il pallone. Nato e cresciuto nel calcio, ha giocato per 2 anni nella Lazio negli anni Ottanta, prima di intraprendere la carriera dirigenziale. Nel Lecce parlano benissimo di lui, riconoscendo il suo merito nel portare la squadra dalla Serie C alla Serie A. Anche se il rapporto si è interrotto dopo la retrocessione, nessuno può negare i suoi meriti in Salento. Inoltre era il direttore sportivo dello Spezia quando la squadra ligure vinse 1-0 a Napoli, una partita che evidentemente colpì particolarmente De Laurentiis, il presidente del Napoli, che si recò nello spogliatoio ad elogiare l'allenatore avversario Vincenzo Italiano. Meluso ha trascorso un solo anno alla Spezia. Il nuovo direttore sportivo rappresenta un profilo simile a quello di Giuntoli quando arrivò a Napoli dal Carpi, anche se con qualche anno in più rispetto a Giuntoli, che all'arrivo aveva 43 anni, 15 anni in meno rispetto a Meluso. Tuttavia entrambi vantano un solido background nel mondo del calcio. È un passo rilevante che il Napoli abbia riconosciuto la necessità di avere un direttore sportivo con competenze pluriennali. Sarà interessante vedere come si svilupperà la sua esperienza a Napoli. Questo era l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi. Vi lascio allo sport, arrivederci.